A una settimana esatta dal cambio al vertice della Guardia Costiera di Fano, questa mattina Barbara Magro ha lasciato l'incarico di capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Pesaro al capitano di fregata Claudia Di Lucca, presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose. Le quote rosa in cabina di porto stanno aumentando, credo che questo sia uno dei primi casi, dei primi eventi di passaggio di consegne che si alternano due donne, tra l'altro due ufficiali che conosco di provata esperienza, di cui la Magro dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per il territorio di Pesaro. È stata molto, molto determinata, molto assidua nelle sue attività e quindi vale davvero il mio personale applauso. Alla subentrante, il comandante Di Lucca, facciamo i migliori auguri e sono sicuro che farà del suo meglio per il porto di Pesaro, per la città di Pesaro e per tutto il territorio che vale la pena di visitare, anche perché sono bei territori. Il cambio al vertice è stato anche l'occasione per condividere l'intenso lavoro svolto negli ultimi due anni al servizio della cittadinanza pesarese, che per tradizione e storia è legata al porto e al mare. Questi due anni sono state svolte tantissime attività, sia in materia ambientale che di polizia demaniale. Ho avuto il supporto e l'aiuto di una squadra meravigliosa e un dialogo non comune con le istituzioni, attività coordinate sapientemente e in maniera incredibilmente equilibrata dalla Procura della Repubblica. Mi sono trovata veramente molto bene a Pesaro e quel che ho detto durante il discorso, lascio Pesaro con la malinconia di chi è stato bene, però mi porterò dietro un bagaglio di esperienze professionali e personali che mi accompagneranno per il resto della carriera. Il mandato, ha poi assicurato la nuova comandante, sarà sviluppato nel segno della continuità. Io ho iniziato nel 2001, era da poco aperta alle donne la possibilità di partecipare ai concorsi nelle forze armate. La mia passione per il mare, in primis, e la mia passione per i valori rappresentati da una divisa e dalla forza armata, mi ha spinto a partecipare a questi concorsi, poi fortunatamente anche a superarli, e quindi poi ho iniziato con la capitania di porto di Salerno, con l'ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, dove ho fatto il comandante per tre anni, comandante in seconda a Siracusa, e ora arrivo qui a Prodo a Pesaro con l'incarico di comandante. In una capitaneria che Di Lucca ha definito una bellissima realtà. Un equipaggio compatto e una realtà anche cittadina, e anche i rapporti con le istituzioni assolutamente positivi, quindi ci sono tutte le premesse per far bene.